Saro Visigaro, il papà della lotta anti-tir, anni e anni dopo, ancora qui a protestare fuori tir dalla città perché di fatto le risposte non ci sono state neanche da questa amministrazione. Più che protestare, noi vorremmo informare, perché tutto oggi nasce, questa conferenza stampa nasce dal fatto che vorremmo chiarire le vicende legate alle ultime notizie, che sono quelle del blocco dei tir sul cavalcavia, della battaglia epocale, eccetera. Lo vogliamo fare perché riteniamo che i cittadini abbiano il diritto a conoscere le cose come stanno. Noi abbiamo letto l'ordinanza e ci sembra un'ordinanza che sia tra il Caffigiano e il Pirandelliano. Nel senso che ci sono dei passaggi che sono allucinanti. Per esempio, ne dico qualcuno a caso, i passaggi dove si dice che gli itinerari, anche futuri possibili, dovrebbero essere quelli del Boccetta e quelli di Gazzi, evidentemente dovrebbe inquietare più di qualcuno. Quindi, che cosa si sta facendo adesso di epocale? Cioè, si stanno fermando, non bloccando, fermando. Perché il cavalcavia è diventato una sorta di casello autostradale, si fermano i tir che poi continueranno a passare o pagheranno la multa che dovranno pagare e molto probabilmente gli sarà pure rimborsata. Però lei che cosa avrebbe fatto in alternativa? Cioè, non l'avrebbe fatta al molo Norimberga? Che cosa avrebbe fatto? Cominciamo dalla fine, dall'approdo che si dovrà fare a Tremestieri. Io sento da sempre, da Buzzanca, da Leonardi, adesso da questa amministrazione, che la soluzione finale di tutto quanto, perché andranno le navi del Molo Norimberga, eccetera, al porto nuovo da costruire. Io non lo vedrò, e come me molti altri, perché voglio dire, se gli anni sono questi, io non vivrò altri 20 anni per vedere realizzato il porto a Tremestieri. Quindi vorrei una soluzione, come dire, più vicina. Perché dico così e non voglio sembrare pessimista? Quell'approdo intanto è bloccato da una questione dell'impatto ambientale. Impatto ambientale avanzato legittimamente, vorrei specificare, da due associazioni ambientaliste, uno il WWF e uno Italia Nostra. Italia Nostra è anche molto vicino a questa No, ma amministrazione. lei allora dice, se il porto si farà quando noi non ci saremo più, qual è l'alternativa? No, io vorrei chiarire se quel porto lì è fattibile, perché dalle puntualizzazioni che vengono fatte, dicevo, da queste due associazioni ambientaliste, delle quali una molto vicina a questa amministrazione, evidentemente c'è un problema. Allora noi cittadini lo possiamo conoscere qual è il problema. Lei ha fatto tante battaglie, la battaglia delle battaglie, diciamo, l'ha fatta, l'ha iniziata anche a Corinti e lo stesso sindaco ha detto che a me sarebbe piaciuto che lui fosse qui con me sul cavalcavia. Io non sono molto d'accordo su questo, nel senso non di non fare le battaglie assieme, diciamo che abbiamo fatto un percorso assieme, perché per chi si ricorda le cose, quando noi abbiamo cominciato, il comitato ha cominciato chiedendo la chiusura della Rada San Francesco. Immediatamente a questo nostro inizio, avvio di campagna, abbiamo raccolto 7.000 firme, eccetera, e si è costituito un altro comitato che si chiamava Liberare Messina, con l'obiettivo di un approdo a Tremestieri, pubblicizzando in giro per la città un progetto, che è questo progetto sbagliato, Quindi lei di sta cui non si dicendo, noi in conosceva realtà niente. non siamo stati assieme perché No, dovremmo dico, esserlo io sto adesso? cercando di fare la cronaca delle cose, perché a noi piace la chiarezza.